là. Nei ritratti di Tito, persino le rughe appaiono dei capolavori. Nello scrigno fotografico di Tito occupano un posto speciale i segni della fede, il crocifisso particolare, la Madonna invocata con i nomi, con i titoli affettuosi della devozione, e poi i ritratti dei santi, cioè di coloro che hanno visto la loro vita trasfigurata dall'incontro con Cristo. Ebbene, di tutto questo patrimonio Tito era giustamente fiero. Si considerava un po' come un custode di una preziosa eredità. E lo attestano anche i progetti accarezzati persino sul mento del tuo cuore. C'è una fatica che Tito faceva. Tito durava fatica a comporre il fascino, questa è una parola che ripeteva spesso, tutto il fascino, durava fatica a comporre il fascino per queste bellezze con lo scempio dell'ingiustizia e della disonestà. In particolare faceva fatica a comporre con il mistero del dolore innocente. Perciò si ritraeva con discrezione. Vi è una sorprendente consonanza del suo stato d'animo con le parole che chiudevano la prima lettura che abbiamo ascoltato, tratte dal libro del Coelet. Dio ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, senza che però gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine.